Senatrice Binetti, il Vaticano è intervenuto e ha detto che il DDL Zan va rivisto. Un suo commento, cosa ne pensa? Beh, che il DDL Zan andasse rivisto è che cosa che noi ribadiamo da mesi, forse anche da anni, in questa legislatura. Ogni giorno ci siamo detti e abbiamo detto questo DDL va rivisto. Che cosa aggiunge l'intervento del Vaticano? Aggiunge la forza della difesa di un valore come la libertà, che parte da questo disegno attuale che è la legge Zan, ma in realtà ripropone come un obiettivo forte per tutti e sempre, cattolici e non cattolici, il valore straordinario della libertà, che non è solo libertà di pensiero, è anche libertà d'azione, è anche libertà di organizzazione, e anche libertà di dare vita a modelli e strutture di comportamento che, se non fanno violenza, possono avere il pieno diritto di cittadinanza. E questo mi sembra la cosa fondamentale. Sul no alla violenza siamo tutti d'accordo, sempre potremmo fare la legge oggi stesso.